Ci troviamo oggi a Leni con il gruppo storico Andrea Provana all'Ammiraglio per il Carnevale Lenicese edizione 2019 e sta per iniziare qui la sfilata di carri allegorici e gruppi a piedi che darà il via alla manifestazione. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Ci troviamo in compagnia di Umberto Franzi del gruppo storico Andrea Provana all'Ammiraglio. Il gruppo storico Andrea Provana all'Ammiraglio in realtà è nato poco prima del 2011, quando abbiamo festeggiato il 500° anniversario di quella che era attesa la data di nascita di Andrea Provana, cioè il 1511. Quindi noi nel 2011 abbiamo fatto la creazione di questo gruppo per celebrare i 500 anni dell'anniversario. Poi ci siamo trasformati, naturalmente avendo visto l'adesione delle persone, l'entusiasmo che c'era nel gruppo, in un gruppo storico e in un gruppo che ha funzioni anche culturali e storiche per andare a riscoprire la storia di Leni e per andare a fare degli eventi culturali a Leni. Leni è una città che ha 1000 anni di storia, perché si trova la prima notizia di Leni, un documento del 1999, e poi diciamo che la grande storia di Leni è nata attorno al 1300, quando i Provana si sono insediati, hanno costruito il castello con la torre che è il simbolo della città, e di lì. Quindi 700 anni di storia, tutti tangibili, iniziando a muoversi dalla piazza principale della città. One more and more people, just one more and more freedom and love. What is looking for? One more and more people, just one more and more freedom and love. What is looking for? Siamo qui con il sindaco di Leni, Gabriela Leone. Questo è un evento molto importante per Leni ormai da diversi anni, è un'occasione di aggregazione e condivisione per i lenicesi, ma non solo, perché sono molti partecipanti anche da diversi comuni provenienti appunto in questa manifestazione. Effettivamente è una manifestazione che da qualche anno ha di nuovo ripreso la sua importanza. In passato era molto sentita, molto partecipata, poi c'è stato un periodo in cui, diciamo così, l'entità era un po' diminuita. Adesso di nuovo qualche anno che passo per passo sta prendendo la manifestazione gioiosa e goliardica che deve essere proprio un carnevale, dove partecipa ovviamente tutto il territorio, che è organizzata dall'associazione del territorio. Quest'anno è organizzata dall'associazione Andrea Provana all'Ammiraglio, che è un'associazione molto attiva sul territorio, è presente ogni volta che ne viene richiesta la partecipazione, è attiva. Quindi in quest'anno ha preso lei le redini dell'organizzazione di questa manifestazione e insomma dai primi segnali mi pare un'organizzazione ben riuscita. Ci sono carri allegorici che arrivano anche da altri comuni, e questo grazie al fatto che in qualche modo insomma ci si coordina come date, in modo che i carri possano partecipare a Leni e in altre date in altri comuni e viceversa. Siamo con Fabrizio Troiani, vice sindaco di Leni. Allora, anche quest'anno una grande affluenza a questo carnevale? Per fortuna sì, tanta gente, tanti lenicesi, e il tempo ci aiuta tanto, quindi siamo contenti, sì. C'è qualcuno in particolare che vuole ringraziare per l'organizzazione di questa meravigliosa manifestazione anche quest'anno? Assolutamente sì, i ringraziamenti vanno a tante associazioni. La prima è l'Andrea Provana all'Ammiraglio, che ha gestito tutta l'organizzazione e il coordinamento coi carri, e poi tutte le altre associazioni di volontariato, l'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, la Croce Rossa e tutte le associazioni che, la Protezione Civile, l'Andrea Provana all'Ammiraglio di nuovo, tutte associazioni che ci consentono sempre di organizzare tanti eventi a Leni, e senza il loro aiuto e il loro impegno noi non potremmo far nulla. Ci sono altri eventi in programma a Leni prossimamente? Sì, negli ultimi anni l'amministrazione ha dato vita a tanti eventi sul territorio, organizzati sia da noi che da soggetti esterni. Quest'anno, oltre al raduno che farà l'associazione Andrea Provana all'Ammiraglio il 14 aprile, ci sarà anche la Leni Go, la terza edizione, con tutta un'area giochi per bambini e famiglie. Poi ovviamente altri eventi quali la festa di San Lorenzo, piuttosto
so che le fiere, il primo maggio, noi ci teniamo molto al territorio, cerchiamo di dare tanto impulso a quello che sia, a quelle che sono le aspettative, insomma, della città. Siamo con Giovanni Colucci, presidente dell'associazione Andrea Provana all'Ammiraglio. Come è nata la vostra associazione, di cosa si occupa e come è nata l'idea di organizzare questo carnevale insieme al comune di Leni? Bene, intanto devo dire, noi facciamo due ricorrenze con questo carnevale, cioè la prima è che è il 51esimo carnevale, quindi è stato ideato per la prima volta nel 1968, per cui noi facciamo un po' la ripartenza dopo il 50esimo. E poi un'altra ricorrenza è che l'associazione Andrea Provana, che organizza insieme al comune questo evento, compie 10 anni, quindi nasce nel 2018 ufficiosamente e in realtà poi nel 2019 ufficialmente, per cui ricorre i 10 anni. È nata questo evento, è nato così nel mese di dicembre. Il vice sindaco Troiano insieme al sindaco Gabriella Leone di Leni ovviamente ci chiedono se eravamo intenzionati ad occuparci dell'organizzazione di questo carnevale. Ovviamente noi facciamo altro, noi siamo un'associazione storico-culturale, per cui facciamo altro, però ecco, è stato bello che ce l'abbiano chiesto, perché vuol dire che avevano fiducia in noi e quindi credevano che noi avremmo sicuramente fatto un buon lavoro. Con noi Raffaella Arzenton, assessore al commercio di Leni. Quanto è importante incentivare manifestazioni come queste per il commercio di Leni, ma del nostro territorio in generale? Diciamo che per il commercio di Leni sicuramente è molto importante, perché comunque una festa, e le feste in genere vengono prese bene dalla popolazione. In generale vanno incentivate un po' tutte le manifestazioni ed è quello che stiamo già facendo in questi anni. Tra l'altro volevo fare, se è possibile, un ringraziamento particolare all'associazione Andrea Provana all'Ammiraglio, che ha contribuito veramente in grande alla realizzazione di questo carnevale, al vice sindaco Troiani, perché ci ha messo veramente tantissimo, ovviamente a tutta l'amministrazione, però devo dire che ci stiamo lavorando tutti molto, partendo già con un bel po' di anticipo anche, non è una cosa improvvisata all'ultimo, c'è tutto un progetto dietro. Ci troviamo con Ezio Leone, il direttore della banda di Leni, che torna a suonare al carnevale di Leni dopo diversi anni. Sì, siamo ritornati dopo un po' di anni, perché per diverse ragioni non avevamo più partecipato, però abbiamo partecipato in tanti anni passati, siccome è tanti anni che suoniamo, quindi nel corso dei decenni non è una, diciamo, una cosa inconsueta, però siamo contenti di essere di nuovo qui. Antonella Poliseno, volontaria della Croce Rossa, una presenza fissa questa per il carnevale di Leni da diversi anni. Buongiorno a tutti, anzi no, buongiorno, sono Gioia Clown della Croce Rossa in arte, ma Antonella Poliseno senza vestito. E avete dei progetti importanti in programma? Abbiamo dei progetti importantissimi, soprattutto per la Croce Rossa di Leni. Stiamo lavorando da fine settembre a un progetto di un'ambulanza a misura di bambino, al quale abbiamo già trovato con il territorio un nome, si chiamerà Ambula Gioia, quindi stiamo facendo una raccolta fondi per poter realizzare questo sogno.
La prima ambulanza nata in Italia si chiama Ambula Clown ed è di Bergamo. Il 12 avremo l'opportunità di averla qua ospite a Leni per le scuole. E il nostro sogno è realizzare appunto questa ambulanza a misura di bambino per tutti i bambini leinicesi e del territorio limitrofi. E dai microfoni di GRP per il Carnevale di Leni questo è tutto. Alla prossima! Yeah.